Grazie, grazie gentilissima Patrizia. Oggi parliamo di Dino Buzzati, perché ricorrono i 110 anni dalla nascita e la sua città Belluno gli ha dedicato tutta una serie di iniziative. E allora vediamo la figura di Dino Buzzati, che è stato scrittore, giornalista, poeta, drammaturgo, librettista e scenografo. Proviene da una famiglia molto agiata, il papà era docente all'università. E lui trascorre la sua infanzia a Belluno. Successivamente si iscrive al liceo classico e frequenta l'università dove si laurea in giurisprudenza. Successivamente la famiglia si trasferisce a Milano perché il papà diventa docente di diritto internazionale presso l'università Bocconi. A Milano Dino trova lavoro presso il Corriere della Sera, un giornale del quale non si stancherà mai più e diventerà redattore e inviato. Parallelamente all'attività di giornalista, coltiva le sue passioni, che sono diverse, ha una predisposizione particolare per la musica, impara a suonare il pianoforte e il violino. Poi ovviamente si dedica diventa scrittore e incomincia con semplici racconti, raccolte e saggi. Si dedica anche al teatro e così idea con me, autore di commedie, di drammi e di monologhi. Si dedica anche all'operistica e diventa librettista. Ama pure la pittura e si rifà al simbolismo e al surrealismo. Dino Buzzati è soprattutto uno scrittore. Ricordiamo le sue opere principali, che sono Il Barnamo delle Montagne, Il Segreto del Bosco, del Vecchio Bosco, Il Deserto dei Tartari, Un Amore, La Paura della Scala e tante altre opere. Le tematiche di Buzzati sono molto profonde, vanno dall'angoscia, dalla morte, dal mistero e dalla magia. Ma l'opera buzzettiana è soprattutto così caratterizzata dal destino, il destino che lui definisce imperscrutabile, onnipotente e spesso beffardo. La sua opera principale è Il Deserto dei Tartari, dal quale è stato tratto un film alcuni anni fa. Dino Buzzati nella vita privata si sposa a una certa età, la moglie è morta nel novembre dell'anno scorso perché è molto molto più giovane di lui. Lui nel 1972 è stato colpito da un male incurabile, quel male che aveva colpito il papà e per il quale era rimasto scioccato. Morirà a 66 anni. A lui sono state dedicate intitolazioni di vie, di cime, di sentieri e anche una sala presso la sede del Corriere della Sera di Milano. Dino Buzzati di recente amava molto la sua Belluno, le sue Dolomiti e nel 2010 sono state cosparse le sue ceneri dove? Nelle Dolomiti, tra le montagne, che significano un ritorno alle radici, alla sua città che tanto ha amato. Quindi un ricordo a questo grande scrittore che ci ha lasciato opere veramente di profondo interesse.